Buongiorno ragazze. Buongiorno ragazze. Stiamo facendo la spesa per l'inizio della nuova dieta. Allora, arrivate a casa, vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato alla Coop. Abbiamo acquistato tutte queste cose alla Coop e sono quasi tutte cose relative alla dieta con la dottoressa Paola. Quindi vabbè, a parte delle cose che ci servivano, allora Scottex, questo qua ovviamente non c'entra nulla, un pacco di zucchero che ho preso da avere perché è quasi finito, da avere, non ho capito, da bere, un pacco di zucchero da bere, poi due ricotte, una signora ci ha addirittura fermati per dirci che questa è veramente molto molto buona e quindi ve lo segnalo, non so se è qui da queste parti o se c'è dappertutto, penso dappertutto. Fonte di proteine, caseificio Valcolatte ed è fatto così. Io devo prenderne due, quindi ho preso una Santa Lucia normale più quella che la signora mi ha segnalato. Poi albume, albume d'uovo da 500 grammi, poi feta DOP, questa della Coop abbiamo scelto, poi il tonno, volevo prenderlo proprio il trancio fresco, però non dovendolo consumare subito ho preferito confezionato, quindi ho preso tipo fatto da hamburger da 200 grammi. Poi abbiamo preso degli hamburger di tacchino. Sì. C'è scritto però che sono di tacchino. Mi sa che non sono di tacchino ma di pollo, ma non importa. Comunque nella dieta erano hamburger di tacchino. Adesso controllo. Sì. E ne abbiamo presi 4 per noi e anche 2 per i bimbi. Poi finocchi, 2 mega finocchi, una marmellata light senza zuccheri aggiunti, i semi di lino. Poi due semi di lino. Sì, trovarli al supermercato è stata un'impresa. Pane di segale integrale, 2 pacchi, sono quelli tipo a fette, proprio compresso, da fare anche tostati, sembrano a fette, no, sì, sono a fette. Ma il segale tostato, già tostato. No. 2 pacchi di bresaola. Poi carta igienica, questa serviva. Poi panini, perché anche a Fede devo fare il pranzo al sacco, quindi ho preso dei panini. Cena. Poi fette biscottate con farro, della Vivi Verde Coop, con farro, perché proprio fette biscottate totalmente di farro non le ho trovate. Fatemi sapere se secondo voi esistono o no. 3 melanzane. Ciao! Ciao da Bubi. Dopo, perché non è stata tanto breve, ha fatto un po' la monellina. Dice ragazzi, io non so. Vabbè, ma adesso recupera se lo mangia poi oggi. Poi ho preso un po' di carotine, queste sono un po' più piccoline rispetto alle solite, però erano in offerta, quindi ho preso queste. Poi abbiamo preso un po' di pollo, petto di pollo, fette sottili della Coop, 2 confezioni, sì, solo 2 confezioni. E sono qua, prima che crolla tutto mi sistemo, poi spezzatino che servirà il trancetti di manzo, poi vabbè questo è per i bollini perché ce ne ho dati un po' e quindi ho preso la tessera, poi pomodorini datterini, sale per lavastoviglie, sto dividendo le cose mangerecce, le cose no. Poi l'arigoni di Asiago nocciolata senza latte, sempre parte della dieta, rendetevi conto che dieta ho la nocciolata. Farina di riso, ho trovato solo questa senza glutine, biologica, perché normale, la semplice non c'era. E quindi abbiamo preso questa. Poi piadelle integrali della Mulino Bianco, sempre parte della dieta. Le mandorle, anche queste della dieta. E
olive nere, queste qua denocciolate. Anche queste della dieta. Tutto della dieta, tranne proprio quattro cavolate. E tutto parte della dieta, abbiamo preso in abbondanza per appunto anche i bambini fare altre cose, però comunque tutto, quasi tutto della dieta. Sapone piatti, riso rosso, meno male che l'ho trovato, era l'unico tipo, cioè non c'era varietà, ovviamente è un riso un po' particolare. E ho letto poi su internet, perché quando ho letto nella dieta riso rosso, ho detto che riso è il riso rosso, sono andata un po' a vedere, e ha delle proprietà proprio che vanno ad abbassare il colesterolo, non lo sapevo assolutamente. Desperados, questo è fuori dieta, ma... Quello è della dieta, ma l'ha detto la dietologa. Sì, sì, l'ovetto Kinder per bubi, i buoni... Guarda che ci ho parlato proprio qualche minuto prima, me l'ha detto lei. Io non gli rispondo neanche più, voi fate come volete. Poi sacchetto numero 2, andato. Numero 3, ultimo. Yes. C'è solo più le crocchette di Aaron. Abbiamo preso anche queste perché vogliamo vedere, essendo che questa è la linea un po' più di qualità per cuccioli, pollo e riso, alimento completo, ci sembrava un ottimo prodotto e costa la metà dell'altro, perché l'altro è veramente caro. Cioè un chilo, no, 3 kg era, no, 2 kg mi avevi detto? 2. Cioè 2 kg, neanche 3, 12,50. Questo 3 kg, 8 euro e qualcosa. Quindi adesso vediamo un attimino, anche perché abbiamo notato che quel sacco è durato veramente poco. No, secondo me Aaron le mangia. No, dico quello che abbiamo, no, le sono lì. Durate niente. Dico quelle lì, secondo me erano. Ma lui mangia, è molto famelico, cioè non sta a fare lo schizzinoso. Nale è già un po' più schizzettosa. Cioè, se è una crocchetta non lega erba, te la lascia lì. Neanche dopo un po' te non per caso e mangia sempre le stesse cose. No, abbiamo cambiato diverse volte tra Lidl e Coop anche per Nala, e lei ce ne sono certe che non le mangia, certe che ti lascia i cereali, lei fa un po' la snob. E invece lui mangia quello che trova davanti, se lo trita. Gallette bio. Con i cereali che lascia. Esatto. Gallette bio di grano saraceno. 2, uno per me, uno per Ricky. Poi Fruyo Faye Total. Io odio quella pubblicità, la detesto. Per fortuna non la danno più tanto. Prima c'era anche davanti ai video. Faye Fruyo di Faye Total. Ma e fai quando ho letto che c'era sto yogurt ho detto no, non ci credo. Nella dieta, che tra l'altro sono contenta perché io amo lo yogurt, e serve appunto il Fruyo che è zero grassi. Io ho scelto pesca, e poi l'altro è cocco, se non erro. Poi scegli tu se vuoi pesca, a me mi piacciono tutte e due. Cocco, mio. E poi ce n'era anche un altro magro bianco che serve per una ricetta, non mi ricordo quale, che poi tanto vi farò vedere. Erba cipollina frantumata, ne ho già una ma sta finendo, quindi ho fatto già che prenderlo visto che serve per diverse cose. Ho preso il Dietetic per, anche lì indica di mettere 2 gocce in alcuni casi, specie se si deve fare ricette di dolci, quindi l'ho preso, 0 calorie, 0 di tutto. Poi nella dieta c'era il Philadelphia Balance, io però non l'ho trovato e quindi ho preso il Light. Non c'era, c'erano 800 tipi di Philadelphia, tranne quello che serviva a me. Poi farina di avena, questa qua tra l'altro è una marca di farina che mi pare di aver visto forse, se non mi sbaglio anche al Lidl, non lo so, mi sembra. Però al Lidl non ce l'avevano stavolta, quindi... L'ho presa alla Coop, quindi farina di avena. Poi abbiamo, vabbè, la carne per Nala che metto da parte qua. Abbiamo i filetti di nasello surgelati, li ho presi surgelati proprio perché, ripeto, fresco non... Magari poi posso valutare nelle prossime settimane di comprarlo il giorno prima, dove il giorno dopo va consumato fresco, così almeno lo possiamo anche assaggiare fresco. E poi pane bianco per i bambini, per fare delle merende così. Poi insalata, lattuga, sono 2 sacchetti di lattuga e un songino valeriana, insomma. Sempre quello è. Poi ci sono i burger di salmone, questi qua, sta iniziando a crescere la pila.
poi due buste di parmigiano, la tinta, perché sa da fa, guardate lì che schifo, e quindi sa proprio da fa, e broccoli, fagiolini. Ma per un attimo pensavo di aver preso i piselli. Busta di broccoli. I broccoli, fagiolini. Qua c'è lo yogurt greco bianco magro che vi dicevo prima. Sì, lo voglio. Ma no, non è... a te non piace. Un altro vetto, perché io e Ricky non ci siamo visti a vicenda, quindi ne abbiamo presi due. No, e... uno l'ha preso Pubi, neanche io. Ah, boh. E un gel per la lavastoviglie. E basta, questo è tutto, una bella spesina. Ci abbiamo messo parecchio perché tante cose non le abbiamo mai acquistate, come la farina di riso, vabbè, l'albume era tantissimo che non lo prendevamo, la feta, il pesce sì ogni tanto, ma non fatto così, non il nasello, io prendo sempre il merluzzo, però poco cambia, farina di avena, farina di riso specie, non, il riso rosso. Insomma, abbiamo messo un po' di più per cercare di trovare cose un po' diverse, come le fette biscottate di farro, che sinceramente non so se vanno bene, però io ho trovato solo queste. E bisogna vedere se da queste parti c'è una sorta di... un doppio gioco. Di natura, sì, di questi posti, sapete, tutti un po' nature, che hanno sempre un po' queste cose particolari. Comunque devo dire che la coppa è ben fornita, se vi può interessare, la coppa c'è un po' in tutta Italia, quindi devo dire che ho trovato tante cose. Poi alcune le avevo già prese ieri, come la pasta integrale, ho dimenticato di prendere un sale apposito che mi ha detto, non mi ricordo il nome, Novalese, una cosa, vabbè, non mi ricordo. Comunque la prenderò un'altra volta, tanto mi mancano anche gli spinaci che non ho trovato, congelati, perché freschi... ci metto il triplo del tempo e coi bambini e tutto. Ho preso il light. Però ho preso il light, che è un sostituto. Invece gli spinaci non li ho proprio trovati, surgelati. E insomma, quelle due o tre cose che mancano le prenderemo poi. Tanto questa è la dieta in teoria per due. Diciamo per due, perché lui la fa non identica alla mia, perché come vi dicevo è personalizzata, però per iniziare a tenersi prende spunto, no? Quindi ci sta, essendo una coppia, per non cucinare 200 cose, di certo male non gli fa aumentando le dosi, però non, ognuno di noi ha la sua dieta, ragazze, quindi questo non vuole dirvi che la mia dieta va bene per lui, assolutamente no, però certamente rispetto a come mangia di solito... quindi tanto pane, magari il doppio piatto di pasta, queste cose qua, prendere esempio dalle mie razioni raddoppiate già e mangiare di meno. Non è vero. E quindi aiuta sicuramente anche lui. Non faccio queste cose. Peggio. Niente, vado a sistemare la spesina e ci vediamo poi dopo. Allora, per pranzo abbiamo straccetti di manzo con pomodorini, lattuga, due cucchiai di yogurt greco magro e come si chiama? Non mi viene mai il nome. Erba cipollina. Buon appetito. Ah, anche una fetta di pane di segale. Come sta il mio patatino? Ragazze, questa Caesar salad mi è piaciuta tantissimo, cioè mai più avrei pensato, cioè lo yogurt greco nell'insalata con l'erba cipollina e il limone è una bomba, poi vabbè con l'aggiunta anche degli straccetti di manzo, veramente top, cioè si scoprono anche poi ricette nuove, gusti nuovi che non si conoscevano, no? Quindi il bello è anche quello, quindi sono davvero molto contenta che mi sia piaciuta, perché poi quando una cosa ti piace non ti pesa, ecco, e quindi insomma sono contenta. Stasera invece abbiamo, aspetta, cos'è che stasera qua c'è? Cosa fai? Cosa hai da dire? Oh, niente, che voglio giocare.
Ma ti pare? E stasera... Ciao a tutti da Bubi che sta mangiando un po' di gelatino, beata lei, infatti mi sono allontanata per non soffrire. Anche se in realtà è un gelatino, anche se in realtà oggi avremmo anche noi i gelatini, però non abbiamo preso ancora gli ingredienti perché non ci andava tanto. Lei invece tutto il giorno che chiede il gelato, ne avevo ancora un po', ho fatto spazio in freezer e così l'ha finito. E invece no, a noi non ci andava tanto qualcosa di fresco e quindi per ora l'abbiamo messo da parte il gelatino. Faremo altri spuntini. E basta, adesso Riccardo è andato su a svuotarmi i vasi, quelli grandi lunghi, perché voglio mettere la terra e mettere il terriccio, sì, che è apposta per sia gerani che surfinie, e poi ci metto le piantine dentro. E poi metto i ganci, li appendo ai balconi e sono contenta di mettere le piantine. Vedevo l'ora. Allora, brutte e buone notizie, nel senso che ha lavato i ha svuotato. Aspettate che ho una mano sola e dicevo che ha svuotato i portavasi, però uno dei due ha visto che è rotto sotto. Per ora lo farò andare bene, anche perché bianchi sono difficili da trovare. Adesso provo a lavarli, vediamo come vengono, speriamo. Piccolo aggiornamento, sto per uscire, cioè uscire, sto uscendo, devo andare con la scusa che devo prendere altre due surfinie, sono uscita un pochino prima, perché vi spiego, non ho potuto dirvi nulla prima perché avrebbe visto il vlog, quindi non potevo. Però praticamente ho organizzato una mini festicciolina sorpresa dove comprerò appunto, chiudo perché c'è il polline, mamma mia quanto, aspettate, vi dicevo, dove una mini festicciolina dove probabilmente prenderò solo dei pasticcini, delle paste, insomma, da offrire. Ho invitato le sue due amiche più strette e secondo me non se l'aspetta proprio, cioè spero non abbia capito nulla, ma mi sembrava molto... Poi tra l'altro stamattina si è svegliato pure col piede storto, quindi mamma,
mamma che pesante. E quindi meno male che facciamo questa sorpresa, così si ripiglia un attimo. E niente, quindi adesso vado a prendere i pasticcini. Poi vado prima a prendermi le surfine, sperando non ci sia gente. Poi vado a prendere i pasticcini e poi vado a prendere Fede e veniamo su a casa. Sono andata a prendere le surfine, guardatele lì, le ultime due che mi mancavano. E niente, adesso sono arrivata qui dove c'è la pasticceria. Prendo dei pasticcini alla fine, preferisco, e anche perché la torta non penso che qua ci siano, solo tipo quelle crostate, quelle cose lì, ma so che lui non è che le ama granché, quindi vado di pasticcini. E niente, faccio un bel vassoietto misto, adesso vi porto con me, vediamo cosa hanno di buono. E per oggi ci concediamo ancora 2 o 3 pasticcini e poi da domani si riga dritto per forza. Se oggi sarà il nostro giorno libero praticamente. Niente, adesso entriamo e andiamo a vedere cosa troviamo. Guarda dalla finestra e dice: ma che cacchio è? Sorpresa! Ecco l'altro. Allora, te l'aspettavi? No. No. Ragazze, la sorpresa è strariuscita. Ho accompagnato, ho lasciato adesso Fede, sto aspettando che si liberano un po' la strada perché è un unico senso, è un po' strettina, quindi aspetto che si libera e poi esco e torno indietro. E ho portato Fede al ritrovo di catechismo, veramente un bellissimo posto, mi è piaciuto un sacco, è proprio un'abbazia, è molto 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 bello, veramente. Quasi lo invidio un po', vi dico la verità. Comunque adesso torno indietro. E era tutto emozionato, patato. Io da mamma separata sono abituata a non averlo in casa delle notti, no? Perché è col papà. E quindi sono abituata, non è quello. È che la sua prima notte da solo, nel senso senza mamma e senza papà, ma con gli amici, emozionante, perché poi è felice, è proprio contento, contento, era tutto euforico. Mamma mi ha dato un abbraccio davanti a tutti, carino, era felicissimo. E niente, adesso mi avvio verso casa e ritorno dalla ciurma. Comunque Riccardo è rimasto contento, meno male, mi fa piacere, almeno si è tolto un po' di acidità della giornata. Vado a casa, comunque bellissimi posti qua, veramente, cioè dietro casa ho un mondo e non lo sapevo. Mi sono sempre chiesta cosa c'è dopo quella strada, al di là dell'orizzonte, e ora l'ho scoperto, wow, veramente wow.